La sera fra venerdì e sabato scorso si è svolta l'edizione 2015 di Una notte a Terranuova. Migliaia le persone che hanno invaso il centro della cittadina terranuovese. La manifestazione, ormai consolidata, ha come protagonisti i pub in strada e la musica sui due palchi di Piazza Trieste e Piazza della Repubblica. Nella prima si sono esibiti orchestra e a seguire DJ, mentre nella seconda hanno preso la scena Enrique Finaz della banda Bardot e gli Strano Baccano, che hanno ad un certo punto della serata anche duettato in uno dei pezzi più famosi del gruppo in attività dal 1993. Il sindaco Chienni sulla manifestazione. Terranuova ha questa capacità di vestirsi a festa, di essere accogliente e di moltiplicare le occasioni di incontro. È vero che però dietro ogni occasione di incontro c'è il lavoro, l'impegno e la passione di tante persone. Soprattutto è bello vedere la gente, insomma, che fa festa insieme, che ha la possibilità di vivere il centro storico, le piazze e le strade diventano un luogo di incontro, insomma, e di festa. Questo fa particolarmente piacere. Una specie di notte bianca che dà il via agli eventi serali estivi del comune terranovese. L'assessore Caterina Barbuti. Ci sono tantissimi giovani, però la cosa più bella è che anche durante la cena ci sono un sacco di famiglie con i bambini. Poi a un certo punto ovviamente quando inizia il concerto i giovani iniziano, diciamo, a prendere sopravvento, però è una serata in cui soprattutto nella parte iniziale c'è posto per tutti.